Questa è la Stella Polare, una delle navi scuola della Marina Militare. Questa imbarcazione appartiene alla prima classe RORC, Royal Ocean Racing Club. È la gemella del Corsaro II, la nave scuola ormai nota in tutti i mari del mondo per le brillanti affermazioni sportive. Volta così! Sulla Stella Polare, al comando del tenente di vascello Giancarlo Basile, vediamo appunto l'equipaggio che con il Corsaro II ha partecipato alla recente regata oceanica. La Stella Polare è lunga 21,46 metri, ha un dislocamento di 45 tonnellate ed è armata a yawl. L'albero più alto misura 24,5 metri. La massima superficie velica, spinnaker, bolero, randa, carboniera e mezzana, è di 450 metri quadrati. L'equipaggio in ogni crociera, così come sul Corsaro II, comprende un comandante, un ufficiale in seconda, un astromo, un radiotelegrafista, un nocchiere e 10 ufficiali appena usciti dall'Accademia Navale di Livorno. Tra questi un medico, un commissario e un ufficiale del genio navale. La vita dell'equipaggio non è certo comoda e queste scene si verificano spesso. Qui un guardia marina è issato in cima all'albero, ad un'altezza corrispondente a 8 piani di un palazzo, e la nave è in movimento. Le molte manovre alla vela occupano in continuazione l'equipaggio, che è sempre sottoposto ad un laborioso allenamento per poter poi affrontare regate oceaniche di oltre 1000 miglia con condizioni atmosferiche ben diverse da quelle che state osservando. Le lunghe crociere richiedono un'accurata condotta della navigazione e nulla viene trascurato a bordo, dal punto astronomico alle varie osservazioni meteorologiche. Ogni ufficiale ruota nei vari incarichi di bordo, dal timone alla carta nautica, dalle manovre alle vele al rassetto della barca. Le manovre alle vele sono le più faticose. Imbarcazioni di questo genere richiedono continui aumenti o riduzione delle superfici veliche in funzione delle condizioni meteorologiche. Prepararsi a stare lo spinnaker! Pronti a muovere! Pronti a stare! Alza! Assistiamo a qualche manovra. Qui viene aperto lo spinnaker, la cui superficie è di circa 240 metri quadrati. Questa manovra occupa buona parte dell'equipaggio ed è particolarmente difficile quando il vento incomincia ad essere fresco. Tesa un po' di scotta! Volta la scotta! Vieni all'orto a 10 gradi! Vengo all'orto a 10 gradi! Quando il vento aumenta notevolmente, in questo caso a una velocità di 10 metri al secondo, viene ammainato il grande fiocco Genova. Al suo posto vengono issati la trinchetta e un piccolo fiocco.
La stella polare può raggiungere con le vele una velocità di circa 11 nodi, ovvero di una ventina di chilometri all'ora. Come il Corsaro II, anche la stella polare parteciperà alle maggiori regate internazionali e, come la sua gemella, saprà senz'altro tenere alto sui mari di tutto il mondo il nome della marineria italiana.